Ubica e Valentina. Ma ricorda la piccolina, lo pasticciera era chiesa, era nonna mutantilla, con una faccia quasi appesa. Chi lutava per la riga e votare visto scritto, era la vita di tutto vica, e di Lovica lunga e stretta. Che sapore che Lovica è caro si viveva, da ricordo tu Enrico, quanta gente che cadeva. Mo vedevo un musicante, mo vedevo un corridore, un cliente, un commerciante, papà pronto a tutto loro. Quanta dolce preparata, poco una, poco un'altra. Il lo dolce che scurnava, tutto il mondo l'ha provato. Una partita fatta a carte e uno spasso che teneva. Chi sapeva buona parte, certamente non vinceva. Omme e nonna piccerilla, hanno un coro grosso assai, che persona che era quella, nulla venne a scurda mai. Valentina se li amava, pace a lui se ne aiuta, all'assata a chi l'amava e chi ha avuto a un caruto. E Valentino Schiano era un infaticabile lavoratore, era un buon uomo e quindi il caso ha voluto che oggi, 1° maggio del 2010, festeggiamo la festa dei lavoratori, intitoliamo il tratto di strada di via Vincenzo Scotto al cavaliere Valentino Schiano Moriello e quindi è una festa della nostra città. Ci ringrazio moltissimo, veramente faccio i migliori auguri alla signora e a tutti i figli e i nipoti. Salve amici di montediprocida.com, siamo qui con il sindaco di Monte di Procida, l'onorevole Franco Iannuzzi, e siamo soprattutto qui con il Memorial Valentino Schiano. L'edizione 2010 presenta una chicca, vale a dire dare il titolo di una strada del paese al buon Valentino Schiano. Ce l'illustra il sindaco. Il 1° maggio è la festa dei lavoratori, nasce tanti anni fa nel 1885 a Ginevra, quando per la prima volta i lavoratori coniarono uno slogan: 8 ore di lavoro, 8 ore di svago, 8 ore di riposo. Sono passati tanti anni ed oggi il 1° maggio, guarda caso, dedichiamo un tratto di strada via Vincenzo Scotto a Valentino Schiano Moriello, un figlio di Monte di Procida, un uomo semplice, un uomo che è morto giovanissimo per i tempi d'oggi, un papà esemplare, un pasticciere buono, un buon uomo, un uomo dei sport, che la commissione straordinaria per la revisione della toponomastica, che il Consiglio Comunale ha voluto e l'ha voluto in occasione del centenario, ha ritenuto di verificare quelli che a Monte di Procida hanno fatto qualcosa per il paese, e Valentino Schiano era uno di quelli. Ricordiamoci del Giro d'Italia, del Giro dell'Appennino, ma di tutto quanto poteva fare a favore dello sport e dei giovani. La banda musicale che lui ha avviato, era un dovere fare questo. L'amministrazione, recependo questa istanza, ha voluto stamattina, 1° maggio, in occasione
di un fatto che oramai nella coscienza collettiva, la pedalata ecologica, la festa dell'Aquilone nel pomeriggio ad Acquamorta, far sì che la famiglia di Valentino, ecco, ricevesse questo omaggio alla memoria. Quindi sindaco, noi abbiamo parlato di un dono della comunità, però era veramente un atto che spettava a questo grande montese. È vero, è un atto che spettava. Valentino, come tutti affettuosamente lo chiamavamo, lui era anche cavaliere della Repubblica, è stato un uomo che era sempre pronto a dare più che a ricevere. Io l'ho conosciuto personalmente, ero all'inizio della mia attività amministrativa, politica locale, e anche a me ha sempre dato consigli, e i consigli erano sempre di equilibrio, di moderazione, di non alzare mai i toni, di guardare sempre l'interlocutore come avversario e non come nemico. Ed io per questo veramente lo ricordo con particolare piacere e devo dire anche con emozione. Amici di montedivorcida.com, siamo qui con Lino Cannavacciuolo, che ho scoperto ha avuto anche un trascorso nella banda qui musicale di Monte di Procida. Sì, sì, infatti sono qui perché è un ricordo meraviglioso. Adesso vedevo le foto del 78, quindi ero un ragazzino, ma oltre a suonare con la banda, poi dopo ho avuto tanti amici e ricordo veramente con grande affetto questo uomo straordinario, Valentino, che era una persona che aveva la capacità di mettere insieme, di unire le persone, e questo era un valore molto importante. Nel segno di Valentino Schiano, forse lei si è legato anche un po' a Monte di Procida. Questo sicuramente, ricordo tutti gli amici, che adesso parecchi di loro vivono in America, ma oltre a vivere l'esperienza con la banda avevo proprio una frequentazione, quindi lo ricordo con molto affetto. Noi di montedipracida.com non possiamo far altro che ringraziare il violinista Lino Cannavacciuolo e magari a vederla più spesso qui a Monte di Procida. Magari, per me è un piacere, grazie a voi. Chiunque andava da Valentino e che gli illustrava qualche cosa inerente alla cultura, inerente allo sport, inerente alla musica, lui era pronto, sempre pronto a dare i suoi consigli e a mettere la mano in tasca per foraggiare, ti ripeto, alacremente. Quindi è un uomo unico, più unico che raro, è difficile, a me io non ne conosco. Questo è un uomo che sarà difficile che ne nasca un altro. E ogni qualvolta, non solo io, ma chiunque andava lì, mangi, prendi. Ecco, e allora non vorrei prolungarlo più perché sarei troppo lunga, il sindaco lo sa. E allora, riteniamo Valentino un uomo ideale e un uomo raro. E ricordiamocelo sempre. Okay.